Teresa Elmo, rappresentante CGIL Funzione Pubblica. Siete qui oggi per manifestare e dare supporto ai lavoratori del Mandic. Quali sono le motivazioni e le vostre richieste? Le motivazioni sono tante. In prima battuta noi siamo qua per supportare tutti i lavoratori della sanità pubblica che soprattutto in questo momento pandemico hanno dimostrato la loro importanza e che in questo momento più che mai sentono una grande sofferenza derivante da una carenza di organici importanti. Quindi il primo motivo per cui siamo qua oggi è quello di spingere per una politica assunzionale, per un piano di assunzione straordinario che faccia sì che queste persone possano comunque avere il diritto al riposo che in questo momento viene negato. Abbiamo dei dati che ci dicono che sono state accumulate migliaia di ore di permessi, migliaia di ore di ferie non godute dal personale che in questo momento è all'estremo. Secondo motivo per cui siamo qua è la sicurezza di questi stessi dipendenti. Dipendenti che nel momento pandemico sono stati in prima linea e che si sono contagiati. Abbiamo avuto 850 contagi da non sottovalutare. Ma il motivo più importante per cui siamo qua, oltre a quelli che già ci siamo detti, è quello di dover garantire una sanità pubblica. In questa sede noi denunciamo il fallimento delle politiche regionali che hanno determinato comunque uno svilimento di quello che è la medicina territoriale, un'incapacità di quello che è la medicina territoriale nel gestire situazioni che sono state portate all'interno della SSD, laddove invece dovevano essere gestite a livello proprio delocalizzato. Abbiamo bisogno di rinforzare una rete territoriale per garantire comunque che determinati servizi possano essere gestiti al di fuori di una struttura già in sofferenza.